Buonasera. Buonasera, grazie. Bene, benvenuti alla seconda puntata del nostro programma Il pianeta dei dinosauri. Come vedete, anche questa sera abbiamo invitato qui in studio un centinaio di studenti di varie facoltà scientifiche dell'Università di Roma e due professori, il professor Alberto Oliverio e il professor Danilo Mainardi, per parlare dei grandi rettili del passato e parlare della loro vita, del comportamento. Tra poco andrà in onda la prima parte, che durerà circa un'ora, e subito dopo ci ritroveremo qui in studio per approfondire il discorso con delle domande che voi stessi del resto potrete formulare attraverso il numero che avete visto in sovrapposizione e che è lo 0769-7392. Chi telefona da Roma non deve fare naturalmente il prefisso. In studio avremo degli esperimenti, avremo altri filmati, ci collegheremo anche con Venezia, con il Centro Studi Rigabue, che effettua da tempo spedizioni in varie parti del mondo alla ricerca proprio di fossili di dinosauri. Ma io adesso devo al solito raggiungere la mia caverna tecnologica, dove avrà inizio la prima parte della puntata, con questo ascensore. A tra poco. Continueremo anche questa sera il nostro viaggio nella preistoria della Terra, al tempo in cui era dominata dai grandi rettili. Anche stasera ci collegheremo con due nostri inviati. Uno viaggerà nei luoghi in cui oggi stanno emergendo i fossili e le tracce del passato, l'altro invece viaggerà nella preistoria, cercando di mostrarci la Terra di milioni di anni fa, così come avrebbe potuto riprenderla una telecamera se fosse esistita a quell'epoca. Questa sera parleremo soprattutto di predazione, perché, come abbiamo visto, anche a quel tempo c'era una distribuzione dei ruoli in natura. Cioè c'era chi inseguiva e c'era chi scappava. C'erano anche a quel tempo erbivori e carnivori. E per così dire c'erano impala e leoni, sia pure molto diversi. Tra i rettili del passato esistevano anche gli altri ruoli. C'era per esempio chi si nutriva di carcasse, come fanno oggi gli avvoltoi, e c'era chi era troppo grande e potente per poter essere attaccato. Probabilmente anche nelle savane della preistoria prede e predatori si trovavano spesso a dover vivere vicini gli uni accanto agli altri, coabitando sullo stesso territorio.
Bene, torniamo allora nella preistoria, grazie alla nostra macchina del tempo, e rechiamoci nel Cretaceo a 70 milioni di anni fa. Ed ecco il nostro inviato in un paesaggio arido. Mi senti? Sì, eccomi qua. Cosa stai guardando? Beh, qui si vedono molti animali che stanno pascolando in questa specie di savana. Questo è un pachycephalosauro, che è un animale molto curioso, ha una testa tutta diversa dagli altri animali, lo vedi? Sì, ha un cranio molto grande, si direbbe quasi un dinosauro con un gran cervello. È vero. In realtà non è così, si tratta semplicemente di una sorta di elmetto osseo e serve per dare delle grandi testate, così come fanno oggi gli arieti. Ecco, credo si potrebbe definire un grosso ariete della preistoria. Questi animali durante i tornei si scontrano con grandi colpi di testa e questi colpi naturalmente possono servire anche per difendersi dai predatori. Ci sono molte specie di pachycefalosauri, addirittura 13 specie, assai simili tra loro, tutte dotate di questo elmetto osseo. Eccone due che stanno per scontrarsi. Accidenti, che testata! Ma non si spaccano in due? No, almeno non sempre. Il loro scheletro è predisposto proprio per assorbire questi urti lungo la colonna vertebrale. È un po' come un ammortizzatore. Esatto. Ma hanno delle teste anche molto strane. Sì, questi pachycefalosauri che vedi qui hanno delle protuberanze cornee sulla faccia, altri invece non ce l'hanno. E poi hanno questo straordinario cranio da Homo sapiens, da filosofo. In realtà il loro cervello è piccolissimo. Quanto sono grandi questi animali? Vabbè, questi sono dei bei bestioni, sono lunghi quasi 8 metri, ma ci sono anche delle specie molto più piccole. Certo che una testata di un animale così riuscirebbe a sfondare un portone. Beh, interessante osservare come anche in questo caso esista una convergenza nel comportamento tra animali moderni e dinosauri. Ci sono altri animali di altro tipo nella zona lì? Ecco, qui vedi degli altri adrosauri che sono diversi da quelli che abbiamo visto la scorsa volta. Questi sono edmontosauri. Hanno la testa che assomiglia a quella di un cavallo. Anche loro sono erbivori, mangiano vegetali sugli alberi, in particolare sulle conifere. E mangiano di tutto, germogli, aghi e persino rametti. Hanno uno stomaco eccezionale. Stai cercando qualcosa? Sto cercando qualche predatore, perché con tutta questa selvaggina dovrebbe esserci qualche predatore qui in giro. Come tu dicevi, capita spesso di vedere degli erbivori pascolare non lontano dai loro predatori. Eccone uno, è un Deinonychus. Cos'è? È un carnivoro molto aggressivo e veloce, è piccolo ma terribile, specialmente se attacca in gruppo. Non so se riusciamo a inquadrare una sua zampa. Eccola, vedi che ha una specie di falce e un unghione micidiale. Tu immagina cosa succede quando un gruppo di questi Deinonychus attacca una preda, anche di grossa taglia. È come essere attaccati da un branco di grossi Doberman, armati di falcetti. Cioè attaccano con le zampe posteriori. Esattamente, la loro tecnica è quella di sventrare le prede, cioè di attaccarle nel punto più vulnerabile, e poi cercare di rovesciarle a terra. Questo Deinonychus è da solo qui, forse ce ne sono anche altri nei paraggi. Non sembra però avere l'intenzione di attaccare, forse ha mangiato da poco. Ora ti restituisco la linea, nel prossimo collegamento spero di farti vedere il più grande predatore che opera da queste parti, il Tirannosauro Rex. Va bene, allora ci vediamo tra poco. Ecco, intanto vorrei mostrarvi un reperto molto interessante, anzi decisamente eccezionale.
È un ritrovamento che è stato fatto in Mongolia qualche tempo fa. Si tratta proprio di un velociraptor, cioè di un animale simile a quello che abbiamo visto poco fa, con la sua micidiale zampa a falce. Ecco qui la foto del ritrovamento. Il velociraptor, a destra, e la sua preda sono morti insieme, avvinghiati, mentre lottavano. Qui la preda, a sinistra, è un protoceratopo. I due animali sono forse morti combattendo in una zona desertica. O forse, secondo altri, il velociraptor ha attaccato il protoceratopo mentre era impantanato in una palude. Tutti e due sono poi sprofondati nel fango o nelle sabbie mobili. È la prima volta che un reperto fossile documenta in modo così drammatico una scena di lotta. Si vede l'unghione del velociraptor dentro il collo del protoceratopo. È una specie di flash in diretta dal passato, un'immagine eccezionale. L'altra cosa che volevo dirvi a proposito di prede e di predatori sono questi due teschi. Sono due teschi di animali contemporanei. Questa è una gazzella. Basta una rapida occhiata alla dentatura per capire che è un erbivoro, cioè una preda. Questo invece è il cranio di un leone e anche qui basta un'altrettanto rapida occhiata alla dentatura per capire che si tratta di un carnivoro, cioè di un predatore. In altre parole, nei mammiferi un teschio può dirci subito se si tratta di un animale che scappa oppure di un animale che insegue. Tra i dinosauri era anche così, cioè la dentatura è in grado di raccontarci queste cose, magari molte altre. Beh, sentiamo il nostro naturalista che si trova in uno dei più grandi giacimenti di dinosauri, nel Montana, Stati Uniti. Sì, mi trovo in una zona davvero spettacolare del Montana, dal nome un po' sinistro, Hell Creek, cioè torrente dell'inferno. Malgrado il nome, si tratta di uno dei posti migliori per trovare ossa di dinosauro. Solamente in questa zona, infatti, sono stati trovati più di 40 tipi diversi di dinosauro, tra i quali il famoso tirannosauro. Ho visto che poco fa mostravi i crani di un leone e di un antilope. Beh, ti vorrei far vedere i loro equivalenti tra i dinosauri che sono stati rinvenuti proprio in questa zona. E più precisamente il cranio di un tirannosauro e il cranio di un adrosauro. Te li mostro immediatamente. Bene, siamo proprio curiosi di vederli. Credo che anche in questo caso non vi siano dubbi su chi scappava e chi inseguiva. Analizzando questi crani si sono scoperti molti segreti sul modo di cacciare o di masticare vegetali di questi dinosauri. Quali, per esempio? Vediamo per prima l'antilope, cioè l'adrosauro. Qui c'era l'occhio, qua dietro l'orecchio e qui davanti le narici. Questo adrosauro ha la tipica struttura di un erbivoro. I denti infatti sono tutti qua dietro e non aveva assolutamente dei denti di fronte, ma un robusto becco che gli serviva da cesoia. Strappava le fronde delle conifere o dei cespugli e le passava immediatamente qui, all'altezza delle guance dove si trovavano i denti. L'altro cranio invece del tirannosauro? Beh, le sue dimensioni dicono già tutto. Il suo cranio è un compromesso tra agilità e forza bruta. Basta dire che i suoi muscoli sono molto più potenti per chiudere le fauci che per aprirle. Come vedi, è pieno di aperture e di finestre, come si dice. E il loro scopo era quello di alleggerire il più possibile il cranio, mantenendo il massimo dell'elasticità e della robustezza. Bene, allora, cominciamo dagli occhi. Consentivano una visione frontale e questo doveva permettere al tirannosauro di valutare le distanze tra sé e la preda. Doveva vivere di imboscate, magari dopo un lento avvicinamento. Tutta la struttura del corpo, del resto, è quella di uno scattista. Aggrediva le sue prede con rincorsi brevi e fulminei. Piombava loro addosso con le fauci spalancate, i denti affondavano nel corpo della vittima e a quel momento i potentissimi muscoli del collo facevano compiere al cranio un movimento molto simile a una sciabolata. In questo modo, in una frazione di secondo, una enorme porzione di carne veniva recisa di netto. Insomma, una vera forza distruttrice. Sì, qualcosa che univa le dimensioni di un elefante, la violenza di una tigre e la dentatura di uno squalo. Ecco, a proposito di come i tirannosauri ingoiassero le loro prede, noi abbiamo qui in studio un documento da mostrarvi. Nessuno naturalmente ha mai potuto filmare dal vero un tirannosauro, ma esistono oggi ancora animali
che hanno un tipo di dentatura analogo e sono i coccodrilli. I coccodrilli hanno denti appunto molto arcaici, non hanno molari o incisivi o premolari, ma soltanto canini per così dire. Non sono proprio come quelli dei dinosauri, questi non sono seghettati e sono dritti, non arcuati. Ma il meccanismo è analogo. Cioè con questi denti si può solo azzannare un animale, ma non masticarlo. Con la loro potente dentatura i coccodrilli agguantano una preda, la spezzano, la straziano e quando il boccone è di giusta misura lo mandano giù intero. Beh, veramente impressionante. Questo ci dà un'idea abbastanza precisa di come un tirannosauro in passato azzannava e divorava le sue prede. E torniamo appunto ora dal nostro inviato nella preistoria per vedere se è riuscito a avvistare il suo tirannosauro. Ah, qui sei in piena foresta. Beh, sono qui tra queste magnifiche sequoie. Guarda che spettacolo della natura. È molto bello. Beh, spero di riuscire a avvicinarmi al punto in cui si trova il tirannosauro Rex senza essere visto, perché dovrebbe essere proprio qui vicino, dietro questi alberi. Eccolo. Devo muovermi sotto vento perché è un animale che ha un buon odorato, ha dei grossi lobi olfattivi nel cervello. L'esemplare che ho visto è gigantesco, è lungo circa 14 metri e alto quasi 8 metri, praticamente come il terzo piano di una casa. Ora è meglio che non parli più, mi apposto e speriamo di avere delle buone immagini. Ecco un piccolo triceratopo. Ah, lo vedo, lo vedo. Cos'è successo esattamente? Mi senti? Sì, c'è stato un attacco del tirannosauro a un piccolo triceratopo che evidentemente era rimasto isolato. Ma i triceratopi sono veloci. È vero che anche il tirannosauro ha un ottimo scatto e in più ha il vantaggio di basarsi sulla sorpresa, ma qui non ha funzionato. Del resto i predatori in natura il più delle volte falliscono. Anche leoni e leopardi riescono ai loro attacchi solo una volta su cinque, in media. Senti, abbiamo appena intervisto il triceratopo che scappava. Questo era un piccolo, hai detto, ma aveva l'aria già di un animale ben corazzato e attrezzato. Sì, è vero, soprattutto quando si tratta di adulti in gruppo. Ma un piccolo da solo ovviamente è una classica preda per un tirannosauro. Hai visto le sue fauci, che dimensioni avevano? Enorme. Basta pensare che con un solo morso un tirannosauro di questo tipo può provocare una ferita lunga 60 centimetri e profonda 30. Addirittura. Che vuol dire che se raggiunge un triceratopo da dietro lo può atterrare immediatamente, perché un morso così arriva fino al fegato. E certo. L'ha preso! Accidenti, l'ha preso! Beh, poveraccio, non ha avuto fortuna, ma d'altra parte sono le dure regole del gioco. Senti, se rimani in linea ci sentiamo tra poco, perché io qui ho un filmato che forse ci può aiutare a capire meglio come attaccava il tirannosauro. Esiste infatti oggi ancora sul nostro pianeta un grande rettile che sembra quasi un discendente dei dinosauri, ed è il varano.
il varano di Komodo. Vediamo questo filmato. Osservare da vicino il varano di Komodo è un po' come fare un tuffo nel passato. Questo enorme varano, che vive nelle isole della Sonda, può superare i 3 metri ed è capace di aggredire qualsiasi vertebrato, uomo compreso. Ha un morso che non lascia scampo. Le sue grosse mascelle, con denti ricurvi, si chiudono a scatto sul corpo della vittima. Con potenti scossoni della testa, il varano ne strappa ampi bocconi che inghiotte immediatamente. Di solito predilige gli organi interni, ma in presenza di carogne è capace di far piazza pulita in breve tempo. Benché spaventoso, il varano di Komodo ha ben poco in comune con i dinosauri. Non è un loro discendente, come si potrebbe pensare. È in realtà un parente dei gechi, dei camaleonti, delle iguane e delle lucertole comuni, solo un po' più grosso. Ecco, queste immagini possono darci un'idea della potenza che potevano avere i tirannosauri. Pensate che il varano che abbiamo appena visto nel filmato può raggiungere al massimo 130 kg. Il tirannosauro Rex poteva sfiorare 5 tonnellate, cioè quasi 40 volte tanto. Una tale massa di muscoli e di zanne doveva creare uno sconquasso là dove arrivava. Qui abbiamo uno scheletro che ci permette di capire meglio la struttura di questo animale. Cominciamo proprio dalla testa. Il cranio, lo abbiamo visto, è una cosa mostruosa, può raggiungere 1,5 metri di lunghezza, cioè quasi quanto un uomo, con la sua fila di denti impressionanti. La cosa più curiosa è che praticamente le zampe anteriori quasi non esistevano, sembrano, lo vedete, dei moncherini atrofizzati. Il ventre invece è enorme, perché serve a contenere e a digerire grosse parti di prede ingoiate intere. Le due zampe posteriori sono lunghe e potenti, possono arrivare a un'altezza di quasi 3,5 metri. Qualcuno ha detto che il tirannosauro in pratica è una bocca che cammina su due zampe. E qualcosa di vero c'è. Parleremo più tardi della velocità che potevano raggiungere questi dinosauri. Intanto vorrei sentire dal nostro inviato quanti ne esistevano di questi animali nelle savane e nelle foreste dell'epoca. Vedo che hai ripreso la tua zattera. Beh, è difficile fare conti di questo tipo. Dipende naturalmente dagli ambienti, dipende dalla presenza d'acqua, di vegetazione e quindi di prede. Ecco, mentre tu parli, io intanto chiedo alla regia di mandare il replay della scena di caccia precedente. Tu vai pure avanti. D'accordo. Dicevo che dipende dall'ambiente, ma in zone come questa il numero in generale di grandi rettili è abbastanza consistente. Qualcuno ha calcolato che il numero di dinosauri di tutti i vari tipi, tra piccoli e grandi, potrebbe essere più alto della media degli animali che esistono oggi in Africa. Per esempio, si potrebbe dire che il tirannosauro aveva forse una diffusione analoga a quella del leone oggi. Ma credo che nessuno sia in grado di dare una risposta precisa a una domanda come questa. E di questi triceratopi che cosa si può dire? Beh, come hai visto è un animale che assomiglia molto a un rinoceronte, ma è un rettile. Ha un becco del tipo di quello del pappagallo. In bocca ha una specie di cesoio potentissima che riesce a spezzare vegetali anche molto duri. La potenza della bocca è dovuta a delle fortissime fasce muscolari che si estendono anche su quel grande collare che si trova dietro la testa. Tieni presente che questo esemplare è un piccolo. Gli adulti sono molto più grossi, possono avere la taglia di un elefante. È un animale del resto che spesso vive in gruppo. Qui nella zona ci sono parecchi triceratopi e forse con un po' di fortuna dovremmo riuscire a avvistarne un branco. Magari. Allora io vado lì sopra e appena ho qualcosa di interessante da farti vedere ti richiamo. Bene, noi intanto qui in studio vorremmo mostrarvi 3 bellissimi pezzi che illustrano bene lo strano cranio del triceratopo, meglio dei cosiddetti ceratopsidi. Questo è il primo, è appunto il teschio di un triceratopo adulto. Molti si sono interrogati sul significato di questa enorme testa e di queste corna micidiali. Servivano per difendersi dai predatori come uno scudo e una lancia? Servivano per i tornei fra i maschi? Forse queste varie cose insieme. Va anche detto che qui sotto, in questa parte,
c'è molta vascolarizzazione, cioè c'è una circolazione sanguigna molto capillarizzata. E questa enorme superficie poteva forse anche servire per disperdere calore, come avviene per le orecchie dell'elefante. Questo invece è il teschio di uno stiracosauro. È una specie di fortezza, un campo fortificato pieno di baionette, per così dire. Ecco come doveva apparire lo stiracosauro nella realtà. Anche lui una specie di rinoceronte, un piccolo carro armato semovente. Ma c'è anche un altro parente in questa famiglia ed è il torosauro, che è di proporzioni incredibili. Guardate questo teschio. È lungo 2,5 metri. È il più grande teschio di qualsiasi animale mai esistito sulla terraferma. Il torosauro aveva abitudini e comportamenti analoghi a quelli del triceratopo e nella realtà doveva apparire in questo modo, una grande mole corazzata capace di scoraggiare gli attacchi degli avversari. Il torosauro era un erbivoro, quindi per definizione era una preda, si fa per dire, perché era una preda certamente a carissimo prezzo. Una tale mole, una tale armatura doveva scoraggiare infatti anche un animale come il tirannosauro. Ma sappiamo che anche una leonessa, in mancanza di zebre e di antilopi, attacca a volte un animale molto più potente e corazzato, come il bufalo. Torniamo ora dal nostro inviato per vedere se ha qualcos'altro da mostrarci. Eccolo qua. Cosa sono quegli animali? Beh, stavo appunto per chiamarti perché c'è un gruppo di triceratopi che sta pascolando poco lontano da qui. Eccoli là. Ne vedo qualcuno, ma ce ne sono altri nascosti nella vegetazione. Ci sono anche dei piccoli. Forse è il branco di cui faceva parte il piccolo di prima? Può darsi. Ecco, si vede bene il loro collare pieno di corna e si vede anche il loro becco da pappagallo. Sono animali comuni da queste parti. Tra l'altro hanno anche una pelle molto spessa, è una specie di vero scudo in cuoio. Pascolano in questa vegetazione di tipo coriaceo a canne, che è il loro cibo preferito. Quanto sono grandi questi? Sono molto grossi, sono più grandi degli elefanti, non si direbbe visti da qui, ma se io fossi là in mezzo a loro sarei più piccolo di una loro zampa. Tu parlavi prima delle loro corna, dei tornei tra maschi. Ebbene, come vedi, queste corna sono un po' ricurve, ondulate. Questo mostra appunto che sono adatte a combattere in tornei senza farsi troppo male. Un po' come avviene nei cervi, cioè i due maschi le incastrano e cominciano a spingersi. È un modo per combattere senza doversi uccidere l'un l'altro. E lo conferma il fatto che si sono trovati sui collari molti segni di ferite e di sforacchiature. È curioso pensare che animali così grandi depongano le uova. È un po' come se un rinoceronte deponesse delle uova. Del resto i triceratopi, come tutti gli altri dinosauri, sono dei rettili. Senti, ce ne sono lì in giro di uova? Sì, ne ho viste alcune poco fa. C'è un nido proprio qui vicino. Bisogna però stare molto attenti perché se c'è una madre in giro può diventare aggressiva. È un po' come fanno tutti gli animali quando difendono i loro piccoli o anche gli uccelli con le loro uova. Sì, con la differenza che qui la madre pesa 8 tonnellate e quindi ha degli argomenti molto seri contro chi cerca di portargliele via. Certo. E chi sono i predatori di uova? Diversi, perché le madri devono continuamente allontanarsi per pascolare e le lasciano incustodite sotto la sabbia. Quindi queste uova possono costituire un buon boccone per vari rettili di passaggio. Ecco, sono qui. Sono state depositate da poco e non ancora completamente ricoperte. Accidenti, probabilmente la madre che sta tornando. Attento! Qui è meglio battere in ritirata. Thank you.
penso che sia proprio meglio che cambi aria con dignità. Bene, arrivederci. È una scena che deve essere avvenuta molto spesso, questa nella preistoria, quella di difendere dagli intrusi le proprie uova. Infatti era un problema non solo per i triceratopi, ma anche per tutti gli altri rettili. Essi dovevano evitare che la loro discendenza finisse nello stomaco altrui prima ancora di nascere. È un problema, del resto, che esiste ancora oggi. Lasciare il nido incustodito può rivelarsi un pessimo affare. Sono molti, infatti, quelli che non aspettano altra occasione per divorarne le uova, che sono ai loro occhi dei bocconi ricchissimi di sostanze nutritive. C'è chi si è specializzato in questo genere di furto e frequenta le aree di nidificazione dei coccodrilli al momento giusto. Anche per chi monta continuamente la guardia al proprio nido, basta una piccola distrazione per compromettere irreversibilmente i grossi sforzi e le lunghe cure che la riproduzione impone. Ecco, è probabile che nella preistoria avvenisse qualcosa del genere. La predazione delle uova e la loro difesa era probabilmente un aspetto della vita quotidiana di molti rettili nel periodo della deposizione e della schiusa. Bene, colleghiamoci ora nuovamente con il nostro naturalista che si trova in Mongolia e che ha qualcosa da dirci a proposito di uova di dinosauri. Sì, mi trovo in Mongolia, nel deserto dei Gobi. E come puoi capire dalle immagini, è un'area molto arida ed è faticoso lavorare in queste condizioni. Ma ne vale la pena, perché proprio qui, in questi canyon, si possono rinvenire ancora intatti i nidi di alcuni dinosauri. E noi ne abbiamo ritrovato uno proprio poco fa. Eccolo qui. Le uova sono ancora intatte. Ed ecco un uovo che ha più di 100 milioni di anni. Di che dinosauro si trattava? È possibile scoprirlo con qualche esame particolare? Beh, bisognerebbe riportarlo in laboratorio, aprirlo e sperare di trovare le ossa fossilizzate dell'embrione, cosa che a volte accade. Tuttavia, proprio qui dietro, abbiamo ritrovato il femore fossilizzato di un dinosauro sauropode. I dinosauri sauropodi erano quei dinosauri dal collo lunghissimo. Forse sono stati proprio loro a deporre queste uova. Quello che è straordinario è che in questa zona e in questi canyon sono stati ritrovati i resti di moltissimi nidi identici a questo. Una specie di nursery, insomma, una nursery preistorica frequentata da molti dinosauri che forse ritornavano qui ad ogni stagione. Come mai le uova che avete trovato non si sono schiuse? Purtroppo ci troviamo di fronte a un dramma. Con ogni probabilità questo nido è stato costruito non distante da un fiume e durante un'inondazione improvvisa deve essere stato ricoperto da uno spesso strato di fango che ha ucciso tutti gli embrioni. Non c'era nulla che i genitori potessero fare, anche volendolo. Una volta cresciuti, i giovani dinosauri rimanevano con i genitori o se ne andavano per conto loro? Beh, nessuno lo sa con precisione. Comunque, non distante da qui, sono stati ritrovati i resti di un grosso gruppo di giovani pinacosauri. I pinacosauri erano dei dinosauri erbivori molto corazzati. Ebbene, io ho visto quel sito ed è incredibile vedere come tutte queste ossa affiorino in un'area non più grande di un campo di basket. Forse sono stati uccisi da una tempesta di sabbia, chissà. Comunque, quello che è importante è che sono morti tutti assieme. E questo suggerirebbe che almeno per questo tipo di dinosauro i giovani formassero dei gruppi numerosi, forse per difendersi meglio dai carnivori dell'epoca. Ecco, veniamo qui appunto a un argomento di grande interesse, quello delle impronte. E vorrei leggervi in proposito una frase curiosa e significativa. Eccola qui. Non c'è alcun ramo delle scienze investigative così poco praticato, eppure tanto importante, qual è l'arte di interpretare le orme. Firmato Sherlock Holmes. Ed è vero, ma da qualche tempo molti scienziati hanno proprio cominciato a praticare quest'arte, capire e interpretare le impronte di dinosauri. Esse infatti possono fornire ancor più preziose informazioni sull'andatura, sulla velocità e anche sul comportamento di questi animali, perché sono un po' come delle animazioni che ci forniscono dei dati in movimento, cioè immagini di vita. Senti, potresti farci vedere a questo punto un po' di immagini
che ci mostrino i vari tipi di animali, le loro dimensioni, il loro tipo di camminata, perché questo ci aiuterà poi a capire meglio il significato delle impronte. Credo che tu abbia lì un registratore, un videoregistratore molto strano. Sì, ho qui un videoregistratore molto particolare, quasi dell'epoca dei dinosauri, è un oggetto molto bello. E qui abbiamo una serie di immagini raccolte nel corso di questo viaggio. Alcune di queste immagini sono inedite, credo che ci forniranno proprio una carrellata dei diversi tipi di dinosauri che abbiamo incontrato nel nostro viaggio nel tempo. Così potremo avere una idea della varietà di cui tu parlavi. Cominciamo con i più piccoli. Qui abbiamo dei celofisis, dei predatori agili bipedi, misurano circa 2 metri di lunghezza e stanno spesso in gruppo. Qui invece vediamo dei Deinonychus, anch'esso aggressivo, piccolo e veloce. Questo lo si riconosce subito, è lo stegosauro, un animale massiccio e lento. Le sue impronte sono molto rare e caratteristiche. Questo invece è un coritosauro, riconoscibile dalla sua tipica cresta ossea. È un corridore di livello medio, per quanto se ne sa. È bipede, ma si appoggia anche sugli arti anteriori. Della sua famiglia fanno parte vari altri dinosauri, come l'edmontosauro, che per la sua testa ricorda un po' un cavallo. Anche lui ha le stesse caratteristiche. Un altro parente è il Parasaurolophus, con il suo tipico corno all'indietro. Questi ultimi dinosauri sono tutti erbivori, quindi predi. Per questa ragione debbono saper correre. Questo invece è l'allosauro, un bipede carnivoro molto potente, di grandi dimensioni, buon velocista sulla breve distanza. Qui siamo invece tra i pesi massimi. Il brontosauro con questa mole non può certo muoversi rapidamente, il suo peso si riflette nelle sue impronte. La stessa cosa vale per il plateosauro, un altro colosso quadrupede che però si alza anche sulle zampe posteriori. Ah, qui vediamo in lontananza un gruppo di pachicefalosauri che sono invece molto più piccoli, ma pur sempre di notevoli dimensioni. Erbivori anche loro, buoni corridori. Altro corridore infine il tirannosauro rex, grande predatore bipede, molto massiccio e potente, buon scattista. Bene, spero che queste immagini ti abbiano un po' rimemorizzato i principali tipi di dinosauri che abbiamo finora incontrato. Certo, visti così insieme si ha un'idea molto chiara della loro diversità. Sì, e se permetti, prima di restituirti la linea, vorrei farti vedere per concludere qualche altro animale che non abbiamo ancora visto. C'è per esempio un dinosauro che viene addirittura chiamato struzziomimo per quanto assomiglia allo struzzo. Ne abbiamo filmato un gruppetto da lontano. Eccoli mentre stanno correndo con le loro curiose zampe a penzoloni. Effettivamente qualche somiglianza con lo struzzo ce l'ha. È vero, è vero. E poi volevo mostrarti questo bellissimo gruppetto di brachiosauri che ho incontrato nel Giurassico. Guarda che collo lungo hanno. Accipicchia, ma quanto sono alti questi? Beh, questi animali possono raggiungere i 12, anche i 15 metri di altezza. Sono giraffe preistoriche, per così dire, con una testa molto piccola e buffa. Sono molto caratteristici e anche le loro impronte sono larghe e massicce come il loro corpo. E infine vorrei farti vedere un gruppo di dinosauri davvero straordinario. Poco fa, dopo che ti ho lasciato, ho trovato una mandria di triceratopi e li ho potuti filmare in corsa, tutti insieme, come una mandria di bufali giganteschi. Eccoli qua. Pensa che questi animali sono grandi come elefanti. È veramente una scena impressionante. Bene, a questo punto io avrei veramente finito. Se hai bisogno di altre immagini, comunque, io sono qua. Beh, grazie per questa carrellata per il momento, ci risentiamo dopo. Ecco, io vorrei appunto tornare sulla questione delle impronte. Negli ultimi tempi ne sono state trovate moltissime. Cominciamo col vedere questo filmato.
ne vediamo alcune qui molto chiare, scoperte poco tempo fa in Brasile. Appartenute a un grosso dinosauro bipede. Sembrano recenti e invece hanno oltre 100 milioni di anni. Come abbiamo visto, il modo di camminare dei dinosauri era diverso da quello dei rettili attuali. Grazie alle ossa fossili, ma anche grazie a impronte come queste, si sono capite molte cose, non soltanto sul modo di camminare dei dinosauri, ma anche sulla loro anatomia, sul loro comportamento e persino sulle loro abitudini. Cosa raccontano queste varie impronte? Quali informazioni ci portano da un mondo lontano 100 o 200 milioni di anni? Il nostro naturalista si trova in uno dei luoghi più interessanti per lo studio di questa antica storia. Eccolo qua. Sì, sono venuto fin qui in Texas per farti vedere qualcosa di davvero unico. Qualcosa che non è ancora stato filmato. Non lontano da questo ranch, infatti, si trovano le impronte del dinosauro più veloce che sia mai stato scoperto. Queste impronte sono state lasciate probabilmente da un dinosauro carnivoro bipede. Ma là dove sei tu mi sembra che sia una zona arida, è forse l'alveo di un fiume secco? Sì, ma circa 100 milioni di anni fa, all'epoca in cui sono state lasciate queste impronte, qui c'era una grande spiaggia e di fronte a noi un mare molto vasto. E su questa spiaggia sono passati moltissimi dinosauri, lasciando un gran numero di impronte. Ed ecco le impronte del dinosauro che corre. Come vedi, hanno la tipica forma di una zampa d'uccello, con tre dita molto distinte e dei potenti artigli. Si è capito che il dinosauro correva perché le impronte sono molto distanziate le une dalle altre. Il passo seguente si trova oltre 2,5 metri di distanza. Eccolo qua. E quello dopo ancora dovrebbe essere proprio qui. Eccola. Calcolando il peso e le dimensioni del dinosauro attraverso queste impronte, si è giunti alla conclusione che stesse correndo a 40, forse 43 km l'ora. Ora, per avere un'idea di quanto fosse rapido, basta pensare che il più veloce 100-metrista oggi supera appena i 36 km l'ora. Quindi questo dinosauro avrebbe raggiunto qualunque uomo, ma era sempre meno veloce di un cavallo. Purtroppo queste impronte si trovano sul fondo di un fiume secco ed ogni anno, a causa delle piogge, spariscono sempre più. Fino a 4 anni fa se ne potevano vedere 100, oggi ne sono rimaste solo una ventina. Beh, un vero peccato. Ma non c'è mai traccia della coda? No, è estremamente raro. Per quanto strano a noi possa sembrare, i dinosauri tenevano la coda sempre alzata dal terreno quando camminavano o correvano. Ad alcuni la coda forse serviva anche come appoggio quando si alzavano sulle zampe posteriori. Un po' come fanno i canguri. Sì, in un certo senso. Ma per capire meglio il modo in cui correvano, credo sarebbe interessante mandare in onda quel filmato che avevamo visto assieme. Sì, lo vediamo subito anche perché può forse aiutarci a capire meglio la posizione in corsa di questi dinosauri. Ecco, per esempio, un clamidosauro australiano capace appunto di correre su due zampe, con la coda sollevata. Naturalmente la struttura ossea di questo rettile è diversa da quella dei dinosauri e ciò ne influenza il passo, ma c'è un'altra immagine che può aiutarci a capire la posizione in corsa di questi dinosauri bipedi. Ed eccola qui, è un uccello, un otarda, si tratta di un maschio che si avvicina minaccioso a un rivale che è entrato nel suo territorio. Si vede bene qui la posizione aerodinamica con la testa protesa in avanti. Ecco, la struttura dello scheletro di certi dinosauri sembra suggerire proprio questa posizione. Che te ne pare? Beh, è un'ipotesi ragionevole, ma naturalmente nessuno in realtà ha mai visto correre un dinosauro. Lo studio delle impronte, abbinato allo studio degli scheletri, ci porterà forse in futuro qualche risposta più precisa. Grazie. È un campo questo in piena espansione e già oggi con la computer graphic qualcuno cerca, attraverso l'interpretazione delle impronte, di ricostruire il movimento. Vorrei appunto far vedere un filmato in proposito.
lo studio delle orme ha visto entrare in campo da qualche tempo il calcolatore e la computer graphic. Conoscendo infatti, grazie ai reperti fossili, l'altezza e la struttura di un animale e anche approssimativamente il suo peso, si è cercato di capire quale poteva essere la falcata e quindi anche la velocità. Ecco per esempio quale si pensa possa essere stata l'andatura di un Pleurocelus, un gigantesco erbivoro di 40 tonnellate. Questa sequenza riguarda delle impronte ritrovate in Texas. La velocità dell'animale doveva aggirarsi in quel momento sui 4 km l'ora. Accanto a queste impronte ne sono state trovate altre lasciate da un gigantesco carnivoro bipede che lo seguiva. Anche qui l'andatura è stata ricostruita a partire dalla distanza tra i passi e dalla profondità del segno lasciato sul terreno umido. Si è calcolato che le sue zampe dovevano essere alte circa 2,5 metri e che la velocità di questo dinosauro poteva essere di circa 8 km l'ora. Ecco, può sembrare un'andatura modesta, ma ricordiamo che in questi casi si tratta di impronte lasciate sul fango e sul fango, come si diceva prima, anche noi corriamo lentamente. Basandosi su osservazioni analoghe e tenendo conto di tutto ciò che si conosce oggi degli scheletri e delle articolazioni, molti ritengono che un triceratopo, per esempio, corresse un po' come un bufalo. Il brontosauro si muoveva forse come un elefante. E il tirannosauro come un grosso struzzo. C'è tra l'altro una cosa molto importante che sta emergendo dalle ricerche in corso e ne parleremo tra poco. Cominciamo però intanto a collegarci con il nostro inviato nella preistoria. Questa volta si trova nel Cretaceo superiore. Beh, c'è aria di temporale. Comunque siamo in piena predazione. C'è un gruppo di dromeosauri. Sta attaccando un piccolo atrosauro. Cosa sta succedendo? Beh, purtroppo non si riesce a vedere bene attraverso i fogliami. L'atrosauro ora è stato atterrato, i dromeosauri stanno affondando i loro artigli nel suo corpo. Beh, certo che sono scene molto crudeli, anche se poi è inevitabile che questo avvenga in natura. Beh, è una storia che si ripete continuamente in queste foreste, in queste savane, da milioni di anni, come del resto nelle nostre savane e nelle nostre foreste. I più deboli, i meno veloci, quelli che si trovano nel punto sbagliato al momento sbagliato, forniscono proteine e calorie a chi attraverso il loro corpo deve procurarsi energia. Lì è notte fonda ora? No, è quasi l'alba ormai. Ma siccome mi sembra che stia smettendo di piovere, forse potremo vedere un bellissimo sorgere del sole. Va bene, allora a tra poco. A tra poco. Ciao, arrivederci. Le scene che abbiamo appena visto ci suggeriscono comunque un ultimo interrogativo. I dinosauri, o almeno alcuni dinosauri, erano animali a sangue caldo? Tutti i rettili che conosciamo oggi, infatti, dal coccodrillo alle iguane ai serpenti, sono animali a sangue freddo, come si dice. Cioè, hanno una temperatura corporea che cambia con quella dell'ambiente. Quando fa freddo, la loro temperatura scende. Quando fa caldo, aumenta. Questo significa che quando fa più freddo, per esempio di notte o all'alba, i rettili sono meno efficienti, sono intorpiditi. E al mattino si espongono al sole, come fanno notoriamente le lucertole, per ricaricarsi le batterie, per così dire, cioè per far aumentare la loro temperatura interna e scaldare i muscoli.
Bene, una serie di indizi fa oggi ritenere che alcuni dinosauri avessero già un sistema di regolazione interna del calore capace di mantenere costante la temperatura, sia col caldo che col freddo, così come avviene oggi per gli uccelli o per i mammiferi, e naturalmente come avviene anche per noi. Noi abbiamo una temperatura che è sempre costante, è sempre 37 gradi, sia che ci troviamo all'equatore che al polo nord. Questa ipotesi che certi dinosauri fossero già a sangue caldo potrebbe spiegare un certo numero di cose. Per esempio il fatto che alcuni potessero appunto essere più attivi di notte o all'alba, quando gli altri erano intorpiditi e quindi predare meglio. Del resto, la ricerca del calore come fonte di energia aveva portato nella preistoria già altre soluzioni, e vale la pena di citarne due particolarmente interessanti. Di una abbiamo già avuto modo di parlare, ed è quella di esporre al sole certe superfici particolarmente irrorate di sangue per accumulare rapidamente calore. È una strategia che forse adottava lo stegosauro che abbiamo incontrato la puntata scorsa. Lo stegosauro portava sul dorso una serie di placche ossee che, secondo alcuni ricercatori, potrebbero essere interpretate come dei pannelli solari per scaldare il sangue che circolava capillarmente all'interno. Ma c'è anche un'altra strategia per accumulare calore, ed è quella che adottano i grandi sauropodi, come il brontosauro, come l'apatosauro. In cosa consisteva? Beh, c'è un esempio curioso che permette di capirlo. Vediamo questa animazione. Questo è un cubetto di 2 cm di lato. Moltiplicando base per altezza delle 6 facce, si ottiene una superficie totale di 24 cm quadrati. Per calcolare invece il volume, si moltiplica base per altezza per profondità e si ottengono 8 cm cubi. Con un cubo di 20 cm di lato ci accorgiamo di una cosa strana. I centimetri cubi in proporzione aumentano, diventano 8.000 contro soli 2.400 cm quadrati. Facendo gli stessi calcoli con un cubo di 200 cm, cioè di 2 metri di lato, si ottiene un risultato ancor più divaricato. 8 milioni di centimetri cubi contro soli 240.000 centimetri quadrati. Cioè, man mano che il volume aumenta, c'è in proporzione meno superficie e quindi meno dispersione di calore. In altre parole, più un animale è massiccio, più riesce a conservare la sua temperatura interna, migliorando così la sua efficienza. Anche se i grandi rettili erano comunque molto meno efficienti dei mammiferi attuali. Qualcuno ha calcolato 10 volte meno. Molti indizi portano a ritenere che certi piccoli dinosauri fossero comunque più efficienti dei rettili attuali nell'accumulare il calore, e che alcuni addirittura forse fossero già a sangue caldo, come lo erano già a quel tempo mammiferi e uccelli, ne parlavamo prima. Sono naturalmente ipotesi, ma certe osservazioni sembrano oggi suggerirlo. Torniamo per ora a collegarci con il nostro inviato nella preistoria e vediamo se riusciamo a vedere questo sorgere del sole. Eccolo qua. Grande spettacolo. Dove sei? Sono qui su questo arco naturale di Arenaria, che è bellissimo. E spero veramente di farti vedere ora una cosa eccezionale. Che cosa? Un tirannosauro rex che sta divorando la sua preda. È abbastanza lontano da qui, ma si dovrebbe poter vedere. Eccolo. Ah, è impressionante. Chi è la vittima? Credo sia un anatosauro, cioè uno di quei dinosauri a becco d'anatra. È una classica preda per il tirannosauro. Sta strappando la carne coi denti. Sì, vedi il movimento della testa che quasi azzappa. I denti del tirannosauro sono ricurvi, quindi sono adatti proprio per strappare pezzi di carne. Vedi che con una zampa tiene fermo il corpo che ormai è senza vita. E questi pezzi si li manda giù tutti interi? Sì, questi dinosauri carnivori non hanno molari per masticare, hanno soltanto dei denti per azzannare. Quindi mandano giù tutto intero carne, pelle e ossa, e poi lo stomaco penserà a demolire e a digerire tutto quanto pian piano.
Bene, con queste immagini chiudiamo questa seconda puntata che ci ha permesso di esplorare un po' meglio la preistoria della Terra quando era popolata dai grandi rettili. Ringraziamo i nostri due inviati per quello che ci hanno fatto vedere e anche capire sulla vita di questi esseri incredibili che hanno popolato la Terra per 150 milioni di anni. La prossima volta andremo proprio alla scoperta dei grandi rettili che vivevano nei mari, ma soprattutto nei cieli, gli straordinari pterosauri, alcuni dei quali potevano arrivare a un'apertura alare di oltre 15 metri, come un aereo. Buonasera. Grazie. Bene, veniamo ora alla seconda parte di questo programma, qui in diretta con le vostre domande di voi studenti e i due professori che risponderanno. Poi avremo varie altre cose. Fabio Vannini, intanto al centralino continuano ad arrivare domande? Sì, molte domande. Anche questa sera arrivano molte domande sulla tecnica di realizzazione degli animali che molti trovano veramente naturali. Bene, di questo parleremo forse in un programma speciale che faremo un po' più in là, in cui faremo vedere un po' dietro le quinte di questo lavoro che ci è costato una fatica immane, molta pazienza e anche molto talento da parte di tutti i tecnici che hanno lavorato. Senti, ci ricolleghiamo tra poco, volevo solo dire che vedremo accanto a dei filmati e dei piccoli esperimenti anche degli eccezionali reperti ai musei di scienze naturali di Londra e di Berlino, dove il nostro naturalista si è recato. Ma tutto questo tra qualche minuto dopo la pubblicità. Bene, eccoci quindi in diretta per la seconda parte del nostro programma Il pianeta dei dinosauri. Cominciamo subito con un piccolo esperimento. Nell'animazione che avete visto poco fa si mostrava come in quei cubetti che riempivano un grande cubo, più aumenta il volume, meno c'è dispersione di calore. Allora vorremmo mostrarvi qui in diretta con un piccolo esperimento come avviene la cosa e anche misurare la decrescita della temperatura. Valentina cortesemente ci aiuta, dobbiamo mettere queste due fiaschette, le facciamo vedere, che contengono un liquido. All'interno ci sono degli speciali termometri che misurano la temperatura del liquido, che vedete attualmente è di 26 gradi per entrambi. Allora, dobbiamo fare l'operazione rapidamente perché altrimenti entra aria calda nel frigo. Li mettiamo dentro, ecco, e nel corso del programma vedremo come la temperatura si modifica qui sul display. Ma ora cominciamo subito con le domande del pubblico e col centralino. Sì, ti manderei, se sei d'accordo, Piero, una telefonata in diretta da Roma. Benissimo. La mia domanda è questa. Buonasera. Buonasera, sono Paolo e chiamo da Roma. Sì. Molti rettili attuali sono velenosi. Ecco, io vorrei sapere se si hanno notizie anche di eventuali dinosauri velenosi. Questo lo chiediamo al professor Mainardi, che tra l'altro vorrei ricordarvi che è qui in studio con noi. Il professor Mainardi, etologo, zoologo, insieme al professor Alberto Liverio, psicobiologo, e cercheranno proprio da esperti un po' della vita, del mondo animale, ma soprattutto per quanto riguarda il professor Oliverio in particolare il funzionamento del cervello, di capire un po' attraverso la fauna attuale cosa si può comprendere di questi rettili. Dunque, veleni, c'erano secondo lei, professor Mainardi, dei dinosauri velenosi? No, io penso, cioè, per il momento possiamo tranquillamente dire di no, perché non si conoscono tra i reperti fossili denti di dinosauro con le classiche scanalature proprie dei denti degli animali velenosi, come noi conosciamo nei serpenti. D'altro canto io penso anche che sia probabile che non se ne troveranno, perché se ci pensiamo bene i dinosauri si muovevano benissimo, avevano una capacità di aggredire le prede muovendosi, che non hanno gli animali che invece devono fare l'agguato come i serpenti
velenosi, i quali stanno nascosti, poi scattano, non hanno arti, sì, e poi vanno dopo a cercare la preda quando questa, sì, è già morta o moribonda. Magari potevano sputare veleno come gli spitting cobra, o con... non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma io sarei del parere che non lo facevano. Ecco, un'altra, sì, domanda, qui dal pubblico degli studenti. Una domanda. Volevo sapere perché i mammiferi durante l'epoca dei dinosauri non sono riusciti ad emergere? Beh, questa è una domanda un po' che riguarda l'evoluzione in generale, professor Riverio. Ma direi che non sono riusciti ad emergere per un problema di spazi e di nicchia, nel senso che questi rettili erano estremamente diversificati, occupavano varie nicchie e avevano, come abbiamo visto, dei comportamenti anche fortemente aggressivi, è una mole notevole, e questo naturalmente non lasciava spazio all'emergere dei mammiferi, cioè bisogna che ci sia una sorta di sostituzione dei rettili, di questi grandi rettili con i mammiferi, perché man mano si affermino dei mammiferi sempre più grossi. È un po' quello che avviene oggi al contrario, cioè i rettili sono marginalizzati. Esatto, mentre la maggior parte delle nicchie sono occupate dai mammiferi. Un'altra domanda? Sì, io volevo sapere, come abbiamo visto nel filmato, molti dinosauri avevano bisogno di mangiare grosse quantità di cibo. Volevo sapere per quanto tempo potevano rimanere digiuni. Mainardi. Questo qui apre un quesito molto importante, che è quello della termoregolazione, sì o no. Cioè se questi animali erano rettili a sangue caldo, perché anche questo è possibile, anzi è abbastanza prevedibile, oppure no. Se erano rettili a sangue caldo, cioè come da questo punto di vista se fossero dei mammiferi, allora dovevano mangiare abbastanza frequentemente, anche se i predatori hanno sempre una certa autonomia tra un pasto e l'altro, perché mangiare carne è un problema difficile, la preda non è facile come l'erba, sì, da raccogliere. Oggi noi vediamo tra i coccodrilli che un, sì, coccodrillo può stare per mesi senza mangiare, perché è un animale a sangue freddo. Perché un animale a sangue freddo ha molto meno bisogno di apporto energetico di quanto, o anche un serpente d'altro canto. Ecco. Noi adesso abbiamo una piccola scheda, vi avevo preannunciato un servizio sul Museo di Londra. Vedremo due scheletri molto interessanti, tra l'altro si riferiscono proprio al problema dell'alimentazione. Vediamo. È molto difficile trovare qualcosa all'interno degli scheletri dei dinosauri. Le ossa, infatti, sono le uniche parti che si conservano e si fossilizzano. Io mi trovo all'interno dello scheletro di un camarasauro, un enorme dinosauro erbivoro vissuto circa 140 milioni di anni fa. Ecco, allora, qui doveva esserci il cuore, qua sopra i polmoni, invece qui l'enorme stomaco e in fondo l'intestino. Tutti organi che sono scomparsi, che non hanno lasciato tracce. Questo insomma è come un'enorme gabbia vuota. In altri casi, invece, sono stati ritrovati all'interno di dinosauri erbivori i famosi gastroliti, cioè quelle rocce, quei ciottoli ingoiati che funzionavano un po' da macine naturali all'interno degli stomaci. E in altri casi, come noto, sono stati addirittura ritrovati gli ultimi pasti fossilizzati. Ma sono ritrovamenti estremamente rari. Nel caso dei dinosauri carnivori, invece, è possibile che le prede non ancora digerite, si siano fossilizzate assieme allo scheletro del predatore. E allora le sorprese non mancano. Questo è lo scheletro di un Coelophysis, un piccolo dinosauro carnivoro che è stato ritrovato esattamente nella stessa posizione nella quale è morto 200 milioni di anni fa. E lo si può dire perché i muscoli del collo, quando il dinosauro è morto, si sono irrigiditi e hanno incurvato sia il collo che la coda. All'interno della gabbia toracica si possono vedere ancora le ossa delle sue ultime vittime, il suo ultimo pasto. E analizzandole ci si è accorti che alcune di esse appartenevano a dei piccoli di Coelophysis. In altre parole, ci troviamo di fronte a un esempio di cannibalismo tra i dinosauri. Un adulto di Coelophysis che ha predato e divorato dei piccoli della stessa specie. Questo del resto è una cosa che avviene anche ancora oggi in natura, Mainardi, vero? Infanticidio e cannibalismo in molte specie siamo, diciamo che è un evento normale in certe specie. Dal centralino ci sono domande?
Sì, ti formulerei la domanda appunto così come l'ha formulata uno spettatore. Allora, la caccia di gruppo non implica una forma di intelligenza che noi solitamente non attribuiamo ai dinosauri? Ecco, questa mi sembra una buona domanda, perché in fondo anche nell'evoluzione umana si ritiene che la caccia di gruppo, quando i primi ominidi si organizzavano in battute di caccia con strategie, è un segnale dell'intelligenza. È fondamentale anche per la nostra evoluzione. Certamente. Per cui, insomma, obiettivamente noi sappiamo molto poco rispetto alla caccia di gruppo nei dinosauri, ne abbiamo qualche elemento. Intanto c'era questo Deinonychus che noi abbiamo visto, che è quel dinosauro che ha quell'unghia, quel dito con quella grande unghia tagliente con cui apre la pelle delle proprie prede, e è stato proprio ricostruito questa aggressione da parte di tre individui. Però gli elementi a disposizione sono molto pochi. In effetti c'è un reperto dove c'è una grossa preda, un Tenontosaurus, con intorno tre di questi piccoli predatori, e su questo molto si è costruito. D'altro canto, effettivamente, se avessero fatto la caccia di gruppo, avrebbero dovuto essere animali con grosse capacità, perlomeno di memoria, di riconoscimento individuale, perché è un fenomeno molto avanzato e organizzato. Diciamo un po' come dei lupi... dei lupi preistorici, oppure semplicemente anche i piranha, che non sono certamente molto intelligenti, certo. Però non è una vera caccia di gruppo organizzata, sono semplicemente tanti individui che saltano addosso insieme a una preda. Una domanda qui tra gli studenti. E volevo sapere per quale motivo la crescita nei dinosauri non termina mai. Professor Oliverio. Ma ci sono vari motivi, diciamo, alcuni che dipendono da un programma genetico, altri dal cervello e altri dalle caratteristiche delle ossa. In sostanza noi cresciamo perché c'è un programma per crescere, perché il cervello produce un ormone della crescita che stimola le nostre ossa, soprattutto stimola le cartilagini. E ad un certo punto queste cartilagini si ossificano e non sono più in grado di crescere. Invece nei dinosauri questo non avveniva, le cartilagini continuavano ad avere questo potenziale di crescita e veniva in qualche modo represso il segnale che poneva fine alla secrezione dell'ormone della crescita. Quindi in pratica c'era una produzione continua di ormone e una crescita che è possibile vedere nelle specie di anelli nelle ossa, un po' più o meno come quelli che riscontriamo negli alberi, che ci danno delle informazioni sulla loro crescita di anno in anno. Un'altra domanda? Ecco, una cosa. A proposito del Deinonychus, di quei dinosauri piccoli carnivori che appunto sembra avessero comportamenti molto intelligenti, probabilmente erano a sangue caldo, volevo sapere una cosa: in che modo, studiando le strutture degli encefali, del cervello, è possibile ricostruire l'eventuale loro intelligenza o i comportamenti, le abitudini? Ecco, di questo parleremo tra un attimo, perché noi abbiamo proprio un filmato, però io prima volevo fare una domanda a Mainardi, perché ho sentito che qualcuno qui tra il pubblico l'aveva formulata e mi sembrava interessante. E cioè, abbiamo visto nel documentario, e del resto lo vediamo anche nelle immagini che spesso appaiono sui giornali, che le uova di dinosauri erano sorprendentemente piccole, persino più piccole di quelle degli struzzi, per animali così grandi. Ecco, c'è una spiegazione? Ma io credo che la spiegazione più verosimile sia questa. Esistono tante strategie riproduttive, ci sono specie che fanno... Ecco, qui vediamo una ricostruzione di un nido di maiasauri, di piccoli dinosauri. Ci sono specie che fanno un figlio solo e per tutta la vita curano quel figlio, e dall'altro canto ci sono certe specie, per esempio di pesci, che fanno decine di migliaia di uova. Ecco, nel caso dei dinosauri la scelta è sempre quella, evidentemente, di fare tanti figli. E perché fare tanti figli? Per mantenere le popolazioni in equilibrio. E questo che cosa ci dice? Ci dice che c'era sempre una grossa mortalità infantile, probabilmente dovuta a predazione, dovuta ad altre cause. Pochi sopravvivevano tra tanti, per cui si può anche dedurre che c'era una forte selezione che li faceva diversificare, e forse ha avuto anche un peso
nel determinare questo differenziamento così enorme di forme nel tempo. Ma qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che, essendo piccole le uova, questi piccoli nascevano, se non immaturi, certamente incapaci di badare a se stessi, e questo era un segnale, in fondo, di cure parentali. Sì, e questo potrebbe anche essere, direi, che siccome poi degli esempi di possibili cure parentali c'erano, allora il piccolo che nasce in natura è immaturo eredita meno di informazioni da un punto di vista genetico per quanto riguarda il comportamento, e però poi ne deve ereditare di più da un punto di vista dell'apprendimento. Certo. E allora questo ci sposterebbe sul piano culturale, mi sembra un po'. Ci sposterebbe, se non altro, sul piano dell'apprendimento. D'altro canto, gli scienziati sono molto stimolati da questi animali a fabbricare ipotesi che, certo, poi però purtroppo bisogna verificare, molto spesso non riescono a verificare perché non riusciamo a ricostruire i dinosauri come sì, viene, però qui viene proprio il grande stimolo, ecco, di questi animali. Ecco, adesso, a proposito di dimensioni, vorrei far vedere un breve filmato che è stato girato al Museo di Berlino e che ci mostra il più grande dinosauro esistente, ma soprattutto il suo cervello. Prego. Questo è il cranio di un brachiosauro, un dinosauro erbivoro vissuto circa 140 milioni di anni fa. Qui c'erano le narici, qui le orbite e lì in fondo una cavità nella quale era contenuto il cervello. Ed ecco il calco del cervello di un brachiosauro. È incredibile quanto fosse piccolo, soprattutto se si pensa che questa era la centralina di comando di un gigante di queste dimensioni. Questo è l'unico scheletro di brachiosauro ricostruito al mondo e si trova proprio qui, nel Museo di Storia Naturale di Berlino. È alto 12 metri, lungo più di 22 metri e da vivo probabilmente pesava 50, forse addirittura 80 tonnellate. È proprio a causa di ritrovamenti come questi che è nata e si è diffusa l'idea che i dinosauri, avendo delle dimensioni così grandi e dei cervelli così piccoli, fossero degli animali lenti, forse anche stupidi. In realtà bisogna considerare che questi cervelli erano in grado di fare molte cose allo stesso tempo. Non erano soltanto in grado di coordinare i movimenti, ma erano anche in grado di regolare gli equilibri interni, cioè il metabolismo, e inoltre anche di gestire una gamma molto vasta di comportamenti, a volte anche molto complessi. In realtà, quando si parla di cervelli, forse bisognerebbe considerare non tanto il volume quanto la qualità, cioè il cablaggio, il collegamento fra i vari neuroni, fra le varie parti del cervello, che in questo caso doveva essere sufficiente perché i brachiosauri, malgrado avessero un cervello così piccolo, vissero per milioni di anni senza problemi. Ecco, professor Alberto Oliverio, lei studia il cervello e l'evoluzione del cervello da tanti anni. Cosa le suggerisce un cervello di questo tipo? Beh, innanzitutto una battuta che si può vivere con uno scarso cervello anche per molto tempo, questo è in dubbio. Però una delle caratteristiche dei rettili è quella di avere un cervello che non ha ancora le caratteristiche dei mammiferi, soprattutto dei mammiferi più evoluti, cioè una corteccia cerebrale molto espansa, in grado di consentire dei comportamenti di apprendimento e tipici dell'individuo piuttosto che tipici della specie. Quindi questi grandi rettili erano prevalentemente dominati da dei comportamenti istintivi, da quelli che si chiamano degli schemi di azione fissa, cioè qualcosa che si ripete in alcune situazioni particolari, ma che indubbiamente consente meno flessibilità e plasticità di quei comportamenti che invece noi mettiamo in atto in situazioni diverse. Grazie. Bene, allora veniamo al nostro refrigeratore, vediamo un po' la differenza. Eravamo partiti da 26 gradi in entrambe le fiaschette. Ora siamo a 23 per la più grande e a 20 per la più piccola. Questa è la curva di discesa che si divarica, comincia a diventare diversa. Cioè la fiaschetta più grande conserva calore, quella più piccola invece ne cede più rapidamente. Adesso vorrei collegarmi però, come abbiamo preannunciato prima, con Venezia, con il dottor Ligabue, presidente del Centro Studi Ligabue. Buonasera, non so se mi sente. Sì, buonasera. Buonasera. Angela. Ecco, il dottor Ligabue fa molte cose, soprattutto si occupa di questo centro che realizza spedizioni scientifiche un po' in tutto il mondo di etnografia, etnologia, ma soprattutto di paleontologia. C'è una cosa curiosa,
che ci sono credo due o tre dinosauri che portano il suo nome, sono Ligabuensis, proprio perché sono stati scoperti durante queste spedizioni alle quali hanno partecipato del resto alcuni dei più noti scienziati. Credo che lei tra le varie cose abbia anche una specializzazione in paleontologia all'Università della Sorbona. Sì, è vero, però non Ligabuensis ancora, ma Ligabuesaurus, visto che sono dei sauri. Bene, senta, noi ci siamo collegati con lei in particolare per una ragione, ed è che a Venezia esiste, credo, l'unico tirannosauro completo e anche un pezzo molto originale, l'uranosauro. Ce ne vuole parlare? Ecco, l'uranosaurus è una specie inedita che abbiamo scoperto e scavato noi nel deserto del Sahara, ancora 20 anni fa. È un iguanodontite, questo è il suo identikit, è un ornitisco. È un animale erbivoro, bipede, si aiuta anche con le zampe anteriori, un po' come fa il canguro, in quanto le arti anteriori non sono ancora atrofizzate come le specie successive. Ha una apofisi neurali sulle vertebre che fanno una specie di drago. In realtà non è, come si pensa, un dimorfismo sessuale, ma sono dei pannelli solari come abbiamo parlato prima. Quindi è un animale che si aiutava nella corsa al calore, quindi nella corsa alla vita, con queste specie di pannelli che esponeva al sole. Ecco, del resto vediamo qui le immagini di questo animale che si trova al Museo di Scienze Naturali di Venezia ed è veramente impressionante, proprio anche per questa cresta che ha sulla schiena, che è abbastanza insolita anche. Vedete quanto è pronunciata in tutta la parte. Quindi questo animale appariva come, diciamo, una specie di lucertolone con una vela lungo tutta il suo dorso. Sì, lui è alto circa sui 4 metri e 8 metri di lunghezza, quindi è un medio dinosauro, pesava circa quasi 3 tonnellate, un po' metà meno di un elefante, però era molto veloce come denotano gli omeri e gli arti inferiori e probabilmente viveva in branco di 30-40 individui, questo si immagina, e sfuggiva a predatori come il carcarodontosauro o lo spinosauro che viveva nella stessa epoca nel Cretaceo Cenomaniano 110-120 milioni di anni fa. Ecco, ci ricollegheremo tra poco con lei, ci sono certamente delle domande che arriveranno dal pubblico e dagli studenti. Io intanto volevo però mostrare qui un altro oggetto che abbiamo in studio ed è questo stegosauro, è piccolino. Ma abbiamo creato qui, proprio a proposito di termoregolazione, di pannelli solari, una piccola dimostrazione. Abbiamo messo sulle sue placche dorsali questi triangolini rossi. Ora, ecco, vorrei pregare un elettricista se può venire qui a dare luce su questo primo triangolino che è stato cosparso di una sostanza termolabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che con il calore cambia di apparenza. Scusi, devo passare dall'altra parte, altrimenti ci sono dei problemi di ripresa. Come? No, ho sbagliato, devo essere da questa parte. Va bene, allora qui vedete che ci sono delle strisce che volutamente abbiamo lasciato non cosparse di questa sostanza per mostrare la differenza di reazione alla luce e al calore. Ecco, questo avverrà anche sulle placche più vicine, che addirittura si è staccata per il calore. Immaginate che nella realtà queste placche fossero attraversate da una grande rete di capillari in superficie. Allora cosa succedeva? Il sangue si riscaldava e andava in circolo, andando a riscaldare tutti gli organi del corpo. E questo permetteva quindi all'animale, in particolare al mattino, al momento del risveglio, di accumulare rapidamente calore, soprattutto se un animale come questo viveva in zone aride in cui le notti erano certamente fredde. Bene, adesso vorrei sentire dal centralino se ci sono altre domande. Sì, Piero, c'è una telefonata in attesa, se te la posso passare. Sì, certo. Pronto? Un attimo, Piero, forse... Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Giuseppe Tucci, chiamo da Roma. Bene. Volevo conoscere qualcosa in merito alla differenza di comportamento esistente fra animali a sangue freddo e animali a sangue caldo. Professor Oliverio, vuole rispondere lei?
Sì, beh, ci sono varie strategie per mantenere una temperatura adatta all'ambiente. Negli animali a sangue freddo questo viene fatto in gran parte attraverso delle strutture del tipo di che abbiamo visto, oppure attraverso il comportamento. L'animale si può spostare al sole o all'ombra quando raggiunge delle temperature troppo basse o troppo alte. Invece negli animali a sangue caldo il problema viene risolto attraverso una sorta di centralina termostatica che mantiene la temperatura corporea entro un livello accettabile. E naturalmente questo comporta un dispendio di energia, bisogna mangiare di più per assicurare questa funzione, ma anche consente ad un animale però di poter effettuare delle attività durante tutta la giornata, mentre gli animali a sangue freddo invece durante la notte, quando la temperatura cala, il comportamento e l'attività in generale man mano diminuisce sino ad arrivare a valori estremamente quindi si capisce scarsi. In fondo anche perché l'intelligenza è legata al sangue caldo. Senza dubbio, in quanto dà del tempo per fare più attività. Diciamo all'invenzione, così. All'adattabilità, certo. Alla varietà dei comportamenti, flessibilità, tutto questo col sangue freddo sarebbe molto difficile farlo. Bene, altre domande dagli studenti? Sì, volevo sapere se ci sono, come si individuano i luoghi dove scavare alla ricerca dei reperti fossili? Dottor Ligabue, come fate per trovare i giacimenti buoni? Bisogna cercare sulle mappe geologiche prima di tutto e ovviamente attraverso informazioni degli stessi geologi o informazioni da altre persone che riescono a trovare in superficie. Quindi praticamente quando si va a scavare in un posto si va quasi a colpo sicuro perché si ha già la conferma che quel terreno è un terreno pertinente all'epoca in cui vivevano i dinosauri, cioè il Mesozoico. È come andare per funghi, non è che si va nel Sahara a cercare funghi. No, si va là si dove... non si va dove non c'era traccia di dinosauri, come in Italia, per ora, perché era sotto il livello del mare. Quindi si va dove ci sono delle terre che erano emerse ancora all'epoca dei dinosauri. Però non è facile comunque, anche una volta individuato un terreno buono, riuscire poi a tirar fuori qualcosa. No, perché ci vogliono poi tre fenomeni. Il primo, che esista l'animale, che esista il dinosauro ovviamente. Il secondo, che muoia in posizione giusta, cioè in sequenza biologica o sotto l'acqua o caduto nelle paludi. E la terza è che non sia profondo centinaia di metri sotto il livello del terreno, ma sia in superficie o quasi. Allora si può ricostruire l'animale. Ecco, perché c'è una cosa da dire, che la fossilizzazione è, come sapete, una mineralizzazione dell'osso che perde tutta la sua sostanza organica, o quasi, e rimane una pietra. E quindi non si può identificare una pietra sottoterra, perché ha la stessa apparenza e consistenza del terreno che la circonda. Quindi basta che un osso sia 50 centimetri o anche 10 centimetri sottoterra e lo si perde. È così? Ma ci sono dei sistemi anche di detector che permettono di vedere la variazione di campo magnetico e si possono individuare anche a 20-30 centimetri sotto se esiste ossa. Ovviamente più profondamente non si riesce a vederlo, se non per caso che viene fuori una coda di un animale, come abbiamo visto in Mongolia, e da lì abbiamo scavato e abbiamo tirato fuori l'animale che era lungo 14 metri. Bene, qualche altra domanda? Volevo sapere, nel mondo, dove sono i giacimenti più ricchi di fossili, dove si possono trovare? Dottore Gabue, ha sentito? Io penso che praticamente i dinosauri sono abitatori cosmopoliti di tutto il mondo. Li hanno trovati anche adesso in Antartide, dove erano esclusi fino a poco tempo fa. I più grossi giacimenti, però più famosi anche perché dipende, ripetiamo, dalla fossilizzazione, sono in Mongolia, nella formazione di Morrison in America, nel Canada, nel Sahara e in Patagonia, dove ci sono delle varianti biologiche molto interessanti. Ecco, a proposito di scavi, va poi detto che naturalmente sul posto non è che esce un dinosauro intero come quello che abbiamo visto, è un caso molto raro. Il più delle volte si trovano dei pezzetti sparsi, dei frammenti, a volte dei frammenti che si sbriciolano quando si cerca di portarli via. E allora, sia sul terreno, ma poi soprattutto dopo, in laboratorio, comincia una fase molto delicata di ricostruzione di questi fossili per cercare di dar loro un senso e possibilmente di ricostruire un animale. Il nostro naturalista è andato a curiosare dietro le quinte del British Museum, poi degli specialisti proprio fanno questo tipo di lavoro. Vediamo il filmato. Anche i dinosauri hanno il loro ospedale. Quando si trovano delle ossa
di dinosauro sparpagliate sul terreno, nei sedimenti, il più delle volte sono in frantumi, a pezzi e molto delicate. E anche per questo è necessario avvolgerle dentro delle bende e ingessarle, proprio come si fa con chi ha subito una frattura, e poi spedirle in laboratorio. Ecco delle ossa che vengono dall'Africa, qui al Museo di Storia Naturale di Londra, che sono ancora arrivate ingessate. In altri casi, quando l'osso è più resistente, più piccolo, basta anche un sacchetto come questo, sul quale vengono scritti i numeri che si riferiscono al punto esatto in cui è stato trovato, alla data, eccetera. E poi questi sacchetti vengono messi qua, su questi scaffali, in attesa della ricostruzione dello scheletro. La ricostruzione, infatti, è un procedimento lungo e delicato e ricorda, per certi versi, molto un'operazione chirurgica. E la camera chirurgica è proprio qui. La prima cosa da fare è quella di pulire e restaurare le ossa. Il più delle volte, infatti, le ossa dei dinosauri arrivano ancora incrostate o addirittura inglobate nei sedimenti e nelle rocce che le contenevano. E quindi, per liberarle, bisogna usare degli strumenti molto fini, come piccoli scalpelli o come questi strumenti, che si vedono anche dai dentisti, o anche trapani ad aria compressa come questo. In altre situazioni invece si può ricorrere a dei metodi un po' diversi, ma si tratta di eccezioni. Nel caso infatti che le ossa di dinosauro siano inglobate dentro dei sedimenti calcarei, si può ricorrere all'uso dell'acido. In altre parole, l'intero blocco viene immerso in una vasca contenente dell'acido, molto simile a dell'aceto, gli acidi sciolgono questo sedimento, alla fine non si avrà altro che un osso perfettamente pulito sul quale si può lavorare. A questo punto avviene la ricerca vera e propria. Ogni piccolo pezzo, ogni singola parte del dinosauro ritrovato verrà studiata, analizzata, ogni dettaglio misurato per cercare di ricostruire l'aspetto del dinosauro, capire la sua anatomia e in un certo senso anche capire le sue abitudini, perché dall'anatomia si può capire molto sul comportamento dei dinosauri. Questo ad esempio è un ipsilofodonte, un piccolo dinosauro vissuto circa 120 milioni di anni fa. Era l'equivalente delle nostre gazzelle. È stato ricostruito, ma costituisce un po' un'eccezione, perché solitamente le ossa dei dinosauri, a causa della loro frammentarietà, delle loro dimensioni, della loro incompletezza, rimangono chiuse nei magazzini dei musei e solo una piccolissima parte viene messa nelle aree espositive per essere viste dai visitatori. Bene, qualche altra domanda dal centralino? C'è una domanda un po' articolata, te la leggo. Sì. Una cosa che colpisce è la diversificazione delle forme tra i dinosauri. Triceratopi come l'analogo di un rinoceronte, brachiosauri che ricordano le giraffe, brontosauri il cui collo ricorda la proboscide di un elefante. C'è qualche motivo per cui gli attuali rettili sembrano meno diversificati tra loro? Chi vuole rispondere, professor Oliverio? Sì, posso rispondere io, ma i rettili di quel tempo erano estremamente diversificati e probabilmente avrebbero potuto evolvere verso forme diverse, soltanto che la storia evolutiva non è andata così. Oggi i rettili che ci sono meno diversificati per i motivi opposti a quello che abbiamo visto prima, nel senso che le nicchie sono occupate prevalentemente dai mammiferi e i rettili hanno meno spazio per esprimersi in quelle forme e in quei comportamenti che avevano un tempo. Quindi... cioè si può quasi rovesciare il concetto e dire che i mammiferi allora erano poco diversificati, esatto, perché i mammiferi sono esistiti per circa 100 milioni di anni e forse più durante l'era dei dinosauri, ma erano tutti un po' simili a dei topolini, degli scoiattoli, delle tupaie. Un po' come avviene per i rettili oggi, in un certo senso. Certo, in più anche le condizioni climatiche indubbiamente diverse. Certo. Quindi. Un'altra domanda dagli studenti? Sì. Se i rettili non si fossero estinti, sarebbe stata possibile l'evoluzione di un dinosauro sapiens? Ah, beh, qui... professor Oliverio, parliamo di cervello, quindi... Un dinosauro sapiens forse più saggio di un Homo sapiens attuale. Chi lo sa, le storie evolutive appunto possono essere tante. Indubbiamente erano così diversificati che se questi rettili fossero sopravvissuti, questa grande diversificazione avrebbe fornito il materiale per potenziare alcune caratteristiche del sistema nervoso tali da dargli una maggiore plasticità. La storia però non è stata questa e a posteriori noi vediamo una sola storia che è quella, certo, che ha portato sino a noi. A proposito, mi viene in mente una vignetta che era apparsa su una rivista scientifica. Si vedeva un professore con degli studenti e stava spiegando
su un disegno, su un grafico, un po' l'evoluzione. Diceva, e poi c'è una curiosa storia. Dunque bisogna dire che questo professore è in realtà un dinosauro moderno, un momosauro per così dire, e così pure gli studenti. E diceva, e qualcuno ha una teoria secondo la quale se i dinosauri si fossero estinti, i nostri antenati cioè si fossero estinti, questi strani scoiattoli sarebbero diventati dei primati e in definitiva degli esseri intelligenti. Ecco, un po' una provocazione, ma rovesciando le parti anche, certamente sarebbe stato difficile immaginare che questi esserini avrebbero potuto diventare quello che sono diventati. Professor Mernaidi, che ne dice? Beh, dico sì, che forse quei dinosauri avrebbero detto, sì, è veramente una cosa impossibile, in verosimile, questa è fantascienza. Comunque riprenderemo questo discorso nella quarta puntata, perché proprio l'autore di questa ipotesi dell'omosauro verrà qui in studio, il professor Del Raster, e quindi discuteremo anche di questo con lui. C'è ancora una domanda? Sì, io volevo sapere se i dinosauri, sia carnivori che erbivori, avevano denti che crescevano in continuazione o meno. Professor Mainardi, sui denti che si sa? Sui denti sì, si sa molto, perché sono uno dei reperti più facili da trovare. Avevano denti che crescevano in continuazione, non avevano solo due dentizioni come hanno poi i mammiferi, ma nel caso degli erbivori avevano più serie parallele con la possibilità anche di sostituzione più volte dei denti che venivano persi. Purtroppo noi non abbiamo questa qualità. Abbiamo inventato i dentisti e loro non li avevano. I carnivori avevano invece dei denti conici con le sostituzioni sotto, per cui c'erano delle serie che potevano funzionare in tempi dove i denti potevano funzionare in tempi diversi. E in molti crani effettivamente si trovano denti vecchi, denti nuovi, denti di vario livello. Un po' come quegli eserciti napoleonici dove cadevano le prime file ma poi avanzavano sì, le altre. E c'erano i sostituti di seconda, terza e quarta generazione. Una domanda ancora? Sì, volevo sapere com'è possibile che le impronte dei dinosauri si siano conservate per così tanto tempo, per molti anni, ne abbiamo viste diversi tipi nel filmato. Sì, bisogna dire che queste impronte, rispondo rapidamente, sono rimaste scoperte recentemente, ma una volta erano come una scatola chiusa, quindi ben protetta. Una volta che la scatola si apre, il contenuto si deteriora. Quindi il fatto che oggi, come abbiamo visto nel filmato, queste onde orme scompaiono perché sono affiorate e quindi sono sottoporte all'usura dell'acqua, del passaggio di altri animali, delle intemperie, eccetera. Ancora una domanda? Sì, vorrei sapere se esistevano dei dinosauri onnivori. Dinosauri onnivori? Beh, la nostra esperienza potrebbe dire che forse sì, esistevano. Sì, io mi ricordo soprattutto che se ne parla a proposito di una specie che tra l'altro abbiamo visto ricostruita stasera, quello che si chiama struzio mimo, quello che assomiglia così tanto ad uno struzzo, che tra l'altro è famoso anche lui per mangiare di tutto, per cui forse la convergenza arriva fino a questo livello, se è vero. Questo non aveva denti e aveva, per quello che si sa, un apparato digerente che ce lo racconta come un possibile mangiatore sia di carne che di verdura, così. Intanto vediamo che i titoli hanno cominciato a scorrere sul nostro schermo e andiamo a vedere un po', Valentina, come va qui la temperatura. E quindi vediamo che la fiaschetta grande è passata da 26 gradi iniziali ai 19 e quella piccola invece dai 26 gradi ai 12. Quindi in sostanza più si è grandi, più si conserva calore, più si è piccola, più si cede. Si potrebbe dire che anche nell'uomo avviene la stessa cosa, che una persona grassa o una persona magra hanno una diversa capacità di trattenere temperatura, di cederla? Ma direi di sì. Mi pare di sì, anche perché una persona grassa ha del grasso intorno che mantiene la temperatura più a lungo. Del resto si vede anche tra gli animali, credo, questo. Sì, la regola è una regola generale, così come è abbastanza generale il fatto che le strutture cambiano se si va da animali adattati a climi caldi verso animali
adattati a climi freddi. Noi lo vediamo, del resto, anche tra gli uomini, gli eschimesi, che vivono in temperature molto rigide, sono più tozzi di corpo e hanno le braccia più corte, gli arti. Un altro esempio bellissimo è quello, per esempio, della volpe del deserto, il fennec, che ha quelle enormi orecchie, e la volpe polare, che ha delle orecchie piccolissime. Una domanda fulminante, c'è ancora al centralino? Telefonata che è in attesa. Allora sentiamo. Buonasera. Buonasera. Oh, mi chiamo piccolino. Alessandra Ascoli, ho 8 anni e chiamo da Como. Sì. Vorrei fare una domanda. Rapida. Alcuni dinosauri usavano veleni o liquidi paralizzanti per catturare le prede? E chi lo sa? Perché l'hai visto forse a Jurassic Park, c'è... Sì. Ecco, un dilofosauro che spruzza. Volevo sapere se era vero. Professor Magnardi, credo che ha difficoltà a risponderti. Comunque qui siamo nel campo della fantascienza. Cioè Jurassic Park è un bel film, ma con grosse aree fantascientifiche e non scientifiche. Bene, sentiamo la sigla ormai del nostro programma e quindi dobbiamo ringraziare Giancarlo Ligabue che ci ha dato le informazioni su come si scava, su come si ricerca e anche poi come si trova, perché poi questo è l'importante. Ringraziamo Alberto Oliverio e Danilo Mainardi per essere intervenuti. A tutti voi diamo appuntamento per la settimana prossima. Domenica prossima io mi arrampicherò su delle pareti rocciose, viaggerò in una specie di sottomarino e volerò persino su un deltaplano per andare a avvicinarmi ai grandi rettili volanti del passato, alcuni dei quali avevano ali immense che potevano arrivare ai 15 metri di apertura. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi anche stasera. A domenica prossima. Arrivederci.